Buongiorno a tutti, sono Stefania Radman e queste tre domande la produzione video di Varese News che vi fa scoprire i candidati sindaco della vostra città, in questo caso Varese. Con noi c'è Davide Galimberti, che è l'attuale sindaco che si ricandida con una coalizione di centro-sinistra che vede 8 liste a suo sostegno. Allora, partiamo con la prima domanda. Allora, tutti i programmi dei diversi candidati sindaci parlano della necessità di aprire la città verso l'esterno. Ma qual è il primo punto di riferimento esterno per Varese? È Milano, la Svizzera o i comuni circostanti? In verità bisogna lavorare in tutte e tre le direzioni, proseguire il rapporto con Milano, quindi con l'area metropolitana, i collegamenti che si sono attivati in questi anni infrastrutturali consentono ovviamente di far sì che Varese non sia più isolata, ma penso solo al collegamento con l'Arcisate Stabio e il collegamento con Malpensa, cambia completamente il ruolo del capoluogo. Questo non è sufficiente perché bisogna potenziare e rendere soprattutto più veloce il collegamento con la città di Milano. Ecco perché uno degli obiettivi e i fondi del piano nazionale servono per far sì che Varese sia collegata in 30 minuti con la città di Milano. Secondo ambito nel quale bisogna operare è un rapporto sempre più intenso, grazie a questa infrastruttura data dall'Arcisate Stabio, con Como e con l'area del Canton Ticino, che è finalizzata a creare delle relazioni sì sul fronte turistico, sì sul fronte culturale, sì sul fronte del lavoro, perché i rapporti tra i due territori sul fronte del lavoro sono notevoli, ma anche in termini di promozione unitaria di questo contesto. Terzo tema è l'aggregazione dei comuni attorno al capoluogo in termini di potenziamento dei servizi. In questi anni si sono fatte una serie di iniziative legate soprattutto a polizia locale, scambi culturali. Questo è un lavoro da intensificare proprio per vincere le altre sfide che guardano a Milano, che guardano a Como e alla Svizzera. È favorevole ad ampliare la zona pedonale del centro di Varese? Se sì, dove e se no, perché? Indubbiamente sono favorevole. Il modello che abbiamo in mente è un modello Via del Cairo, un modello che ha riscoperto un luogo che molti non conoscevano, che consente di ampliare l'area pedonale, ridurre le auto in zone di pregio della città e soprattutto con un arredo e una qualità dell'arredo straordinaria. Per fare questo però non bisogna penalizzare ovviamente l'accessibilità a quei luoghi. Quindi è fondamentale che iniziative di pedonalizzazione, di estensione delle zone a traffico limitato siano abbinate alla realizzazione di parcheggi esterni al centro cittadino che consentano di rendere pienamente fruibile un'area sempre più estesa. E quindi quali sono le aree su cui intervenire? Sicuramente la prosecuzione della zona attorno al centro cittadino, nella zona Robioni, Carrobbio, tutta una serie di aree che potrebbero valorizzare ancora di più il nostro centro. Al contempo, a mio giudizio, serve costruire nell'area delle stazioni, un multipiano in un'area dismessa che consenta di accogliere le vetture e allargare progressivamente il centro. Cosa servirebbe in più alla cultura varesina? Luoghi, contributi, promotori o idee? Alla cultura varesina servono una serie di elementi ulteriori. Noi siamo una città molto ricca di associazioni,
lo hanno dimostrato soprattutto gli ultimi anni di pandemia, dove tante associazioni si sono messe in gioco e hanno creato dei momenti culturali importanti di grandissimo richiamo. Quindi bisogna aumentare le risorse e con il risanamento che è stato fatto sul bilancio ci saranno più risorse a disposizione proprio per il settore cultura. Secondo aspetto fondamentale, la creazione di un teatro e la riqualificazione del Politeama con la creazione di spazi adeguati per le associazioni, coinvolgendo tutta la zona attorno al Teatro Politeama, è una sfida straordinaria. Ci sono le risorse, ci sono le condizioni per avere finalmente, dopo decenni di dibattito, un teatro stabile, comunale, che consenta di promuovere al meglio le tante associazioni e le tante iniziative e che consenta anche di ascoltare all'interno una buona musica.